Sì, c'erano molte cose da dire, insomma, telegraficamente. Il rapporto capitalismo-tecnica. Eh beh, certo vanno distinti, però vanno distinti sempre all'interno di quel europeo che in qualche modo li tiene insieme. E storicamente è così. La tecnica non nasce, sia tecnica che capitalismo non nascono a parte, nascono ambedue strettamente collegati all'interno della formazione di quella statualità di cui prima si parlava. Non mica nascono altrove, nascono all'interno di quella statualità, quello che noi intendiamo per tecnica moderna, che non ha a che vedere con la tecnica antica, no? La tecnica moderna fondata su una scienza che si fonda a sua volta sullo sperimento, eccetera eccetera, cioè ci sono belle differenze, cioè c'è un logos comune, ma poi ci sono quelle che io indicavo come le epoche assiali in cui questo si differenzia, si articola, contrasta al suo interno. Quindi bisogna ogni volta, come dire, zoomare per cogliere le differenze specifiche, se no l'uno diventa l'unum, indistinto e inarticolato, e perdiamo di vista appunto quella complessità di questo logos europeo, no? Allora, il rapporto tecnica-capitalismo, mettiamo pure che la tecnica è la potenza della tecnica, ma poi chi? Qual è il soggetto? Qual è il soggetto della tecnica che contrasta col capitalismo? Mi sembrava che fosse questo implicito anche nell'intervento di Ciocca, no? Qual è il soggetto della tecnica? Cioè, qual è la politica dell'aggettivo possessivo tecnica che contrasta con il capitalismo? Io capitalismo so chi sono. So bene chi sono i capitalisti. I capitalisti sono le potenze, la potenza del capitalista, del capitalismo, sono soggetti. Com'erano potenze quei soggetti che contrastavano in un modo o nell'altro il capitalismo? Erano delle soggettività, erano politiche. Qual è la politica della tecnica? Chi è la tecnica che fa politica contro il capitalismo? Tecnica e capitalismo sono certamente distinte. Hanno certamente tenute distinte, certamente combinano una contraddizione o un polemos padre di tutte le cose. Ma il problema che non riesco assolutamente a vedere come si possa porre è quello di una soggettività della tecnica. Chi sono gli scienziati? Chi sono gli scienziati che contrastano il capitalismo? Mamma mia. Sono quelli che hanno inventato il cervello sociale? Di cui parlava Marx, no? Averroisticamente, l'intelletto generale, l'intelletto del genere che ha prodotto il telefonino, che ha prodotto tutti gli strumenti che abbiamo, queste formidabili cose, no? Prodotte da un formidabile cervello sociale, generale, cosmopolita al 100%, hai voglia tu di vedere qui le statualità? Dove stanno le statualità? Nella potenza della tecnica, dove le vedi le statualità? Biagio, dove recuperi il livello della statualità rispetto a questa potenza? Ma questa potenza non ha soggetto, non è un soggetto che politicamente tu puoi dire adesso contrasta il capitalismo, è una potenza, a mio avviso, in contraddizione costante col capitalismo, creerà una contraddizione costante, creerà una situazione di continua conflittualità, ma non soltanto a livello sociale, ma nella nostra stessa testa, nel nostro stesso spirito, una situazione di continua conflittualità. Ma chi governa, chi domina? È la soggettività capitalista? E poi, non so, poi non era l'utopia, era l'utopia comunista questa, esattamente l'utopia comunista. A un certo momento la tecnica si libererà, la potenza del cervello sociale, e questo totalmente interpretando quello che avevano detto gli idealisti, interpretando l'io di Fichte, interpretando Hegel, interpretando gli idealisti, ritraducendoli a modo suo, era il discorso di Marx. La tecnica, a un certo momento, la potenza della tecnica giungerà a un punto tale da liberarsi di ogni impedimento soggettivo politico. Questo era esattamente Marx. Ma è perfetta utopia. Perfetta utopia, cioè che non si incardina in nessun elemento di realtà. Perché appunto la tecnica,
la tecnica, già Marx diceva, la tecnica giungerà a questo estremo punto soltanto grazie al capitalismo, cioè soltanto in quanto condotta dal capitalismo. A un certo punto, chissà come, chissà dove, non sopporterà più il regime capitalista e si libererà, liberandoci tutti. Il System der Freiheit di cui ho parlato, come teleologia implicita nel sistema della scienza. Il grande economista Massimo, che si è posto più di altri la questione che stiamo discutendo, che lei ha giustamente evocato, credo, come distruzione creatrice, la chiamava Schumpeter, no? Chiaro, no? E lì egli la iscrive totalmente nella logica capitalistica. E quindi Schumpeter propone la tecnica, credo, come dica il professor Cacciari, come capitalismo dipendente, insomma, senza autonomia, mi pare, no? Questo tu cerchi di dire. Ok, interessante. Certo. Allora devo rispondere al professor Cacciani. Dunque, mi pare che il problema che abbiamo davanti è questo: qual è la soggettività della tecnica? Questo. Allora, che attualmente la tecnica sia una funzione umana, certo, allora attualmente la soggettività della tecnica è una certa porzione di umanità che sa maneggiarla. Oggi i tecnici rischiano a prospettare un futuro in cui l'intelligenza artificiale guiderà le sorti dell'uomo, ma io non vorrei scomodare questa categoria. Vorrei piuttosto dire che, per quanto riguarda la situazione attuale, la risposta alla domanda del professor Cacciari è: attualmente la soggettività della tecnica è un insieme di umanità che si propone l'incremento indefinito della potenza. Se in questa umanità c'è il tecnocrate, allora il tecnocrate è una cosa diversa, perché il tecnocrate si serve della tecnica, ma quello che abbiamo detto prima del rapporto tra capitalismo e tecnica, dove mi pare che fossimo rimasti d'accordo, è la tecnica a vincere sul capitalismo, così ora lo possiamo dire a proposito del rapporto tra tecnica e tecnocrate, o meglio, tra il gruppo umano che ha come scopo unicamente l'incremento della potenza e il gruppo umano tecnocratico che si serve della tecnica per certi suoi privilegi. Ecco, risponderei così alla richiesta di soggettività, dove però mi sembra che abbiamo detto che cos'è la soggettività della tecnica. A parte il fatto che avremmo potuto scomodare, per esempio, certe posizioni, a mio avviso, estremamente interessanti, per esempio l'atto di Gentile, se non sia interpretabile come quello che Durkheim pensava della società, cioè una coscienza sociale che trovi la sua espressione più rigorosa nell'atto gentiliano, ma complicheremo troppo le cose. Quindi mi fermerei alla prima battuta del mio disco, della mia risposta. Voilà. Interpreto.